Dottoressa Leontina Lanciano, già garante dei diritti alla persona per la Regione Molise, qual è il significato e il messaggio di questa giornata, ovvero come ci si può difendere dal bullismo in tenera età? Oggi è il 7 di febbraio, una giornata nazionale voluta dal MIUR proprio per riflettere, ma dobbiamo rifletterci per 365 giorni l'anno, è chiaro, perché i ragazzi spesso, veramente, abbiamo fatto un'indagine insieme all'università su questo problema e ci siamo resi conto che i ragazzi spesso sottovalutano questo fenomeno, anche nel momento in cui sono parte lesa, in cui l'aguzzino esercita violenza, l'aguzzino, il bullo, esercita violenza sui loro stessi, perché il bullo spesso, e qui è la cosa drammatica, viene visto come, lo dicevo prima in aula, come un ganzo, cioè come un elemento forte. In realtà il bullo non fa altro che essere un elemento invece debole, debole, perché per non soccombere lui stesso esercita questa violenza. Il suo è un richiamo che fa a noi adulti, alla famiglia, per dire: ascoltatemi, faccio questo perché voglio essere ascoltato, aiutato, voglio che vedete, in qualche modo vuole essere, diciamo, la persona pronta a ricevere l'aiuto da parte di noi adulti. Quindi il suo è un messaggio chiaro che ci deve arrivare e noi non lo dobbiamo sottovalutare assolutamente, perché il problema del bullismo anche qui in Molise si sta facendo sentire, sta diventando una piaga sociale anche per noi, anche se siamo, diciamo, poche persone, però in realtà è quello che sta succedendo. A livello normativo invece locale e nazionale, che cosa manca, cosa si può fare? A livello normativo nazionale c'è la legge 17, appunto, la legge 71 del 2017, proprio sul bullismo e il cyberbullismo. E la cosa positiva è che tutte le scuole si sono dotate di un referente contro il bullismo e il cyberbullismo. Tant'è vero che io, già all'epoca della mia attività di garante, ho sempre partecipato a numerosi incontri nelle scuole, perché i ragazzi veramente, quando dico, hanno bisogno di essere sentiti e ascoltati. È quello che succede a ogni incontro: hanno bisogno di raccontare la loro storia. Perché purtroppo il bullismo colpisce, ma colpisce tanto, è in misura molto molto massiccia, più di quanto noi possiamo immaginare. A livello regionale c'era già da diversi anni una proposta di legge sul bullismo e cyberbullismo, che comunque dovrebbe andare in porto, ecco. Parlante, Presidente del Consiglio regionale, oggi questo convegno Facciamo rumore contro il bullismo, qual è il messaggio della giornata e soprattutto a livello istituzionale quali sono i passi ancora da fare? Beh, intanto oggi è una giornata nella quale da una parte vogliamo porgere l'attenzione a quello che accade fuori, ma soprattutto voglio sottolineare quanto la presenza di questi ragazzi sia importante, per due motivi. Prima, perché consente a loro di capire che le istituzioni ci sono anche fisicamente come luogo, e poi magari tra questi ragazzi qualcuno maturerà l'interesse per la politica. È importante che i ragazzi si rivolgano alla politica in modo positivo e tra questi ce ne sia qualcuno che voglia proseguire nell'attività, perché magari la classe politica trova qualche motivo per rigenerarsi. Le istituzioni devono fare molto e soprattutto devono far capire ai ragazzi, che oggi hanno un altro stile di vita, quanto sia importante non i social, ma la socialità. Nella mia generazione si viveva a contatto con i ragazzi, c'era questa possibilità di interagire, la possibilità di accogliere, la possibilità di essere integrati. Oggi magari con i social questo confine non è più così delineato e quindi è importante l'utilizzo degli strumenti tecnologici, ma questo non significa isolarci rispetto a uno stile di vita che gli uomini hanno coltivato nei secoli, nei centinaia di migliaia di anni, anzi.